quando si vince è facile, quando si perde siamo tutti non bravi. No, io direi una cosa, che il Milan questa sera ha affrontato un Palermo che è venuto qui a giocare con personalità, a fare quello che sta portando avanti da un anno a questa parte, con quell'entusiasmo, quella convinzione di poter venire qui e fare la sua partita. Noi sapevamo che il Milan è squadra molto brava nell'andare a costruire, a muoversi sulle catene esterne in una certa maniera, a creare superiorità numerica, alzando i terzini, andando con i tagli degli esterni, con gli interni che vanno a aprire o a inserirsi sulle diagonali. Quindi dovevamo fare una partita di questo tipo, andando ad aggredire subito alti, per cercare di non far sì che loro riuscissero a giocare palla a terra. Solo tenendo alta l'intensità, tenendo alto il ritmo, andando ad aggredire in questa maniera potevamo poi, nel momento in cui rubavamo palla, andare poi a trovare quegli spazi, unendoci anche una buona tranquillità nel fraseggio, nel possesso, nel palleggio, andare a ricercare i presupposti per andare a verticalizzare e andare a far gol. Questa è la partita che avevamo preparato, sono stati bravi i ragazzi a saperla portare in campo e saperla interpretare. Più o meno era quella sulla falsariga che avevamo preparato a Torino. Magari non ci siamo riusciti, poi perché nel momento in cui conquistavamo palla avevamo perso qualche pallone di troppo, cosa che stasera magari siamo stati bravi a gestire bene, con tranquillità, con personalità e a creare i presupposti per mettere in difficoltà il Milan, che peraltro era la squadra che aveva segnato più di tutti, una delle squadre che aveva segnato più di tutti, e che stava giocando e sta giocando molto bene. E quindi il Palermo doveva fare necessariamente questo tipo di partita per fare risultato. Da parte mia, con il presidente mi sento sempre, c'è un ottimo rapporto, io vado avanti al lavoro, come ho sempre fatto e sto facendo da un anno a questa parte, cioè da quando abbiamo lo scorso anno sono arrivato e abbiamo portato il Palermo in Serie A, e con lo stesso spirito con il quale siamo partiti quest'anno per cercare di giocare a calcio. E la squadra l'ha fatto molto bene in diverse partite precedenti a questa, ma non aveva raccolto per quanto aveva seminato. Male solo ad Empoli, per il resto abbiamo sempre ricercato attraverso il gioco i risultati. E mi dispiace solo che in qualche frangente, in qualche settimana, la squadra, vuoi perché non arrivava a qualche risultato, aveva perso un po' quella fiducia nell'andare a fraseggiare, a fare le cose che da un anno a questa parte prepariamo e che ci hanno portato risultati e hanno dato soddisfazione alla società e ai nostri tifosi. No, noi continuiamo a lavorare su quel percorso di crescita, di convinzione, di lavoro che abbiamo portato avanti e che ci dà una conoscenza sul piano del gioco, dei movimenti che riconosciamo. Però nello stesso tempo dobbiamo andare ad inserire dei ragazzi nuovi che stanno crescendo, stanno lavorando bene, perché abbiamo ancora dei margini di crescita sotto questo aspetto, e solo lavorando con il lavoro, la convinzione di poter sempre andare in campo e giocarci le partite contro tutti, e con questa mentalità possiamo costruire un futuro positivo. Però rimanendo sempre con i piedi per terra, con questa prerogativa, perché solo così potremo far crescere i nostri ragazzi, che ne abbiamo tanti giovani che hanno bisogno ancora di lavorare per diventare giocatori importanti. Ma su questo ragazzo stiamo lavorando già da un po' di tempo. Quando mi dicevano che non poteva fare la prima punta, mi attaccavano, io andavo dritto per la mia strada e continuavo a pensare che lui lo potesse fare, perché è un ragazzo che ha profondità, velocità. Lascia pochi punti di riferimento davanti alle difese, e noi su quelle caratteristiche in certe partite siamo andati a giocare con gli inserimenti degli interni, degli esterni, con l'arrivo da dietro di Vasquez o di Belotti a seconda delle circostanze. Quindi stiamo cercando di sfruttare un po' quelle che possono essere le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione per esaltarli e cercare di coniugarci un gioco, un'organizzazione, una mentalità appropriata.